Nel 120° anniversario del primo segnale wireless della storia, Verona celebra Guglielmo Marconi. Domani alla loggia di Fra Giocondo, a partire dalle 10, si terranno incontri e visite guidate. Verona celebra il primo segnale wireless. È stato ben 120 anni fa. La prima antenna, ideata da Guglielmo Marconi, si trovava sulla nave Elettra. Il Panfilo, da cui lo scienziato effettuò numerosi esperimenti di radiofonia a cavallo delle due guerre mondiali. L'antenna originale, acquistata in un mercatino a Trieste dal fondatore del Museo della Radio, sarà per l'occasione la prima donna alla loggia di Fra Giocondo. Unica al mondo, presente sul Panfilo Elettra, antenna che ha fatto partire praticamente in tutto il mondo il segnale wireless, il primo segnale wifi della storia, segnale che viviamo attualmente al giorno d'oggi, al quale siamo legati come non mai. Sarà anche l'occasione per conoscere da vicino come è nato il primo segnale. La figlia di Guglielmo Marconi, Elettra, sarà in diretta telefonica per l'evento. Peraltro la nostra rete wifi è dedicata al padre delle telecomunicazioni. Sono passati più di un secolo dal primo segnale che lanciò Guglielmo Marconi. Lo facciamo in una città, questo ricordo, come Verona, che per quanto riguarda il wireless, per cui la connessione senza fili e l'internet free Guglielmo, che tutti i cittadini conoscono, è una delle prime città in Italia. Il Museo della Radio, unico nel mondo, accoglie l'eredità che ha di fatto cambiato il mondo. Guglielmo Marconi, 20 luglio del 37, ci lascia alle 3:45 del mattino. Nemo profeta in patria, purtroppo nessuno lo ricorda, né una parola sprecata su questo personaggio che dà da mangiare al mondo intero. Noi lo ricordiamo lo stesso e ultimamente a Galatone di Lecce, in un palazzo del 400, abbiamo inaugurato un nuovo museo della radio con 150 pezzi scorporati dal Museo della Radio di Verona e dando cultura anche in quella cittadina.